Ciao popolo Lega Nerd, sono a Bologna al Biografilm Festival. Questo in realtà è il quarto giorno, ma io sono appena arrivata, quindi nuovo mondo, veramente bellissimo. Il Biografilm è il festival del film biografico, ma non solo, qui ci sono tanti incontri con tanti artisti internazionali e anche tanta musica. Oggi abbiamo incontrato Nicola Guagliannone, che è lo sceneggiatore di Lo chiamavano Gigo Robot, ma non solo. Guagliannone ha un grandissimo rapporto con Gabriele Mainetti, ma adesso sta anche lavorando a Suburra di Netflix. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Guagliannone ed è stato molto interessante tutto il suo percorso di questi anni, da quando ha iniziato a studiare sceneggiatura, arrivando ovviamente a Lo chiamavano Gigo Robot, fino alla nuovissima Suburra e ovviamente senza tralasciare i progetti futuri. Se siete curiosi di sapere quello che Nicola Guagliannone mi ha raccontato, io vi consiglio di restare con me. Quindi che cos'è un eroe per Nicola Guagliannone? Forse è una domanda difficile, ti potrei dire, no? Sai, no? È un uomo qualunque che comunque riesce ad andare avanti e a superare. Per me l'eroe è qualcuno che vive osservando il mondo con ironia e che non si ferma alle scelte degli altri, a fare delle scelte sempre personali, anche se quelle scelte sfidano nella maggior parte delle volte la morale comune, il perbenismo, ed è colui che veramente prende una strada e anche sperimentale, nel senso che una via diversa, perché comunque non può fare altrimenti, perché arriva il momento in cui tutto il suo vecchio modo di pensare, il suo spirito di conservazione a un certo punto si esaurisce, non può più continuare così e deve veramente saltare dal nido, abbandonare il nido e avviarsi a vita autonoma e trovando una nuova identità. Quello è fondamentale. Pensa che anche in un film, quando tu hai l'eroe che vive in un mondo ordinario, dopodiché entra in un mondo straordinario, in quel mondo straordinario non fa altro che subire il conflitto di due forze antagoniste. Una è la forza di conservazione, no? Che lo vorrebbe far rimanere com'è, e l'altra è la forza invece di rinnovamento. E arriva il momento in cui, in un mondo straordinario, l'eroe, che poi siamo tutti noi, non può più continuare nel mondo straordinario a ragionare, a muoversi, a pensare come se stesse nel vecchio mondo, ma deve, perché quello spirito di conservazione va sempre di più esaurendosi, e a quel punto, esattamente poi a metà forse della nostra vita, speriamo a metà del film, ha un'illuminazione di ciò che occorre per riuscire a cambiare. Tu hai avuto un'ottima formazione sulla sceneggiatura all'estero, sì. Quindi hai potuto approfondire il metodo estero. Sì. Tra quello italiano e quello americano, quali sono le differenze sostanziali, cioè quali sono i punti di forza di uno e i punti di forza dell'altro? Ma guarda, benché i vecchi sceneggiatori ripudiassero tutta la struttura in tre atti e quella classica del viaggio dell'eroe di Joseph Campbell in poi, però se tu ti rivedi pure i film di Aggio e Scarpelli, se ti rivedi i film di Benvenuti De Bernardi, i film di Sonego, comunque avevano una struttura drammaturgica, narrativa in tre atti di fatto. A volte in blocchi, però c'era sempre comunque un racconto strutturato secondo quella che era l'estetica poi di Aristotele, no? Nel senso, un racconto deve avere un inizio, un centro, una fine. Mi fa ridere, poi dopo dice è arrivato Godard e ha detto sì, ma non necessariamente in quell'ordine. Però di fatto che cos'è un film se non un personaggio che deve fare delle scelte messo sotto pressione, no? E il modo in cui si comporta e in cui reagisce a degli stimoli esterni che non fanno altro che sfidare le sue paure, quella è la storia, quello è il film. La reazione di un personaggio messo sotto pressione è che deve compiere delle scelte. Tu, Gabriele e Mainotti, avete un po' rivoluzionato in realtà questo schema, più che altro il vecchio schema del cinema italiano. Quando Lo chiamavano Gigo Robot ha avuto quell'enorme successo che ancora si continua a sentire, che tanti film adesso stanno cavalcando. Come vi siete sentiti? Cioè questo... questa super pressione, cioè adesso tutti puntati sul secondo. Se il secondo non va bene, aia! Speriamo di no. No, scherzo. Tra l'altro stavo scrivendo una scena proprio oggi pomeriggio qua. Stiamo in seconda stesura. E
E quindi adesso ti farei anche scappare uno spoiler. No, sì, mi ammazzano. No, io lo sapevo in parte, io lo sapevo che stavamo facendo qualcosa di completamente nuovo, sapevo che stavo facendo qualcosa che come spettatore a me piaceva da morire. Io ho scritto per Gabriele Basetta e Tiger Boy, e quei cortometraggi ci hanno fatto capire che avevamo una tribù di persone che ci seguiva e che aveva capito quella che poteva essere la nostra visione di cinema. Che non è che sono andato io ad andare, volevo compiacere loro, ma quella visione che a loro piaceva era la nostra visione. Questa era forse stata la vera fortuna che abbiamo avuto, cioè capire che comunque il nostro senso estetico, il nostro modo di raccontare, la nostra visione di cinema piaceva a un sacco di altre persone. E quindi Gabriele sì, lo dice sempre, per me era veramente un azzardo. Io lo sapevo che il film comunque non pensavo a questo successo, non pensavo che la mia vita potesse cambiare in quel modo, comunque poi con tutti gli altri film che ho fatto, però sapevo che era un film che poteva entrare davvero nell'immaginario, perché lo sentivo che era entrato nel mio, cioè era il mio immaginario in un certo senso, il nostro immaginario. E dallo chiamavano Gigo Robot a Suburra, si è entrato adesso nella grande serialità, quella di Netflix. Com'è stato tutto questo sviluppo? È stato molto faticoso. Cattleya ha un sistema veramente industriale di produzione di serie TV, sono anche quelli che insomma, lo fanno molto bene. È stato faticoso perché io sono entrato subito dopo Gigo Robot. Avevo migliaia di altre offerte, in quel periodo stavo scrivendo L'ora legale di Ficarra e Picone insieme a Fabrizio Testini e Edoardo De Angelis, quindi partivo da Roma e raggiungevo loro o a Milano o a Palermo e poi tornavo il giorno dopo, dovevo scrivere, avevo la Writers Room di Suburra perché l'abbiamo fatta proprio all'americana, nel senso che noi lavoravamo tutti qua, quattro giorni a settimana in ufficio, dove ci vediamo tutti e cinque e ragionavamo su quello che doveva essere lo sviluppo dei personaggi o altro. Io ho una mente, io scrivo tantissimi soggetti e la cosa che comunque la serie invece ti porta sempre a pensare a quei personaggi, invece ho la testa che mi andava in altre direzioni. Questo non vuol dire che però ci ho lavorato, mi sono molto divertito, ho lavorato bene. Immagino il processo creativo tuo di Gabriele quale possa essere, quindi sempre chiusi, un po' nerd, immagino che pure voi di volare. Gabriele è un po' più di nerd di me. Io almeno per quanto riguarda i soggetti e le idee mi piace farli per conto mio, poi dopo lo chiamo e gli racconto l'idea. Ci siamo visti dopo il successo di Gigo Robot per capire quello che doveva essere il nostro secondo film e portai sei soggetti. Di questi sei soggetti poi dissi guarda, tu sei indeciso, facciamo così, tanto comunque magari li faremo nei prossimi anni. Però vediamo quello che i produttori dicono, no, questo non si può fare, è più rischioso, allora vuol dire che è quello buono. Ma non è vero, no, poi alla fine è emerso da solo quello che avevamo pensato che potesse essere il suo prossimo film. Ho scritto questo soggetto un anno fa, l'ho consegnato a lui, alla Key Red, me l'hanno comprato e adesso siamo in terza stesura di sceneggiatura. Ottimo, vi auguro un grosso in bocca al lupo perché me lo meritate. Grazie. Grazie ciao. Mille. 42 N-E-R-D.